Questo pomeriggio al Casinò di Arco si è tenuta la prima prova del campionato nazionale di lentofumo organizzata dal Pipa Club Alto Garda. 40 fumatori da tutta Italia, tra cui 4 donne, si sono ritrovati per questa particolare gara, il cui scopo è terminare per ultimi di fumare i 3 grammi di tabacco messi nella pipa all'inizio della gara. L'età media dei partecipanti è piuttosto alta, ma non mancavano concorrenti sotto i 50 anni. Ciascuno ha la propria tecnica, qualcuno perfino indossa le cuffie e ascolta musica per meglio concentrarsi. I campioni delle edizioni precedenti hanno saputo far durare i 3 grammi anche oltre le 2 ore. I primi 15 classificati hanno avuto in premio, oltre a una pipa di pregio, anche prodotti tipici del territorio altogardesano. Oltre alla gara c'è stata un'esposizione di pipe di ogni fattura, comprese quelle prodotte dalla fabbrica Radi di Riva alla metà del secolo scorso. 3, 2, 1, via. 5 minuti per caricare la pipa. Mi sembra di più del solito. Diamo il via alla prima prova del 44esimo campionato italiano di lento fumo. 3, 2, 1, via! Minchia, io non vedo anche più niente, no? Siamo qui alla prima prova del campionato di lento fumo organizzato dal Pipa Club italiano qui in Alto Garda. Siamo col presidente del Pipa Club Alto Garda, Posnanski Enzo. Da quanto esiste l'associazione Pipa Club Alto Garda? Il Pipa Club Alto Garda è stato fondato nel 1997. Però già da alcuni anni prima coloro che sarebbero stati poi i fondatori, che erano oltre una trentina, diciamo si riunivano, si davano da fare, ma ufficialmente si sono costituiti nel 97 e subito nel 97 e poi nel 98 sono state organizzate delle manifestazioni con il Pipa Club Italia, che ci ha subito accettato nel novero dei club associati, con anticipo rispetto ai consueti canoni, perché insomma avevamo dato buona prova. Poi abbiamo fatto anche una gara di staffetta, cioè di fumo, invece di 3 grammi un solo fumatore, 1 grammo per 3 fumatori che si succedono nella prova, questo nel 2001. Poi da allora piano piano il club si è allentato, perché oggi siamo 8 iscritti, insomma siamo poche persone, però ci vediamo abbastanza regolarmente una volta al mese per fare le nostre fumate, e ci siamo prestati quest'anno a organizzare la prima prova del campionato nazionale di lento fumo. Di solito quando uno pensa al fumo pensa alla sigaretta, che è una cosa molto veloce da fare in una pausa, invece vediamo che la pipa è un'attività molto più lenta, con una preparazione molto più lunga. Sì, c'è da dire che il fumo da pipa, come anche quello da sigaro, è più un fumo da naso, da annusare, cioè si gode degli odori, degli aromi, degli afrori che vengono dalla combustione del tabacco, non dal piacere di ingoiare tabacco, e quindi quella sorta di quasi soffocamento che si prova quando si aspira una sigaretta, per cui è un modo per far bruciare il tabacco in una sorta di camino, che poi è la pipa, cercando di lasciarlo bruciare da sé e aiutandolo a bruciare creandogli le condizioni migliori per poter bruciare. Questo provoca un aroma che viene inalato, viene ispirato, certamente c'è l'ispirazione anche del fumo, però direi che è molto meno dell'assunzione nei polmoni del fumo di sigaretta.